Black Sfenza ha presentato Mitchell Poletti, l'acquisto di peso di gennaio, pronto a debuttare con la nuova casacca già domenica al Palacattani contro Virtus Padova. Contratto di un anno e mezzo per Poletti con la possibilità di un altro anno di rinnovo. Faenza, scelta di vita per il giocatore che ha iniziato la stagione a Roseto. A Faenza, Poletti vive da anni insieme alla famiglia. Non sono previsti altri movimenti di mercato per i Raggi Solaris, ma niente è precluso. La pressione è sempre etichettata come una cosa negativa, per me onestamente non la è, nel senso che sono felice di avere e di poter vivere una vita che ha questo tipo di pressioni. Dico sempre che noi giochiamo a pallacanestro, non salviamo vite. Per cui è una pressione sicuramente bella, fa parte del nostro lavoro e chiaramente come tutte le altre volte in cui ho firmato in una squadra sono voglioso, consapevole che ci sono delle aspettative, ma anche io ho proprio la necessità anche di dimostrare quello che valgo e di poter essere d'aiuto, insomma questo è quello che mi auguro da questa nuova avventura. Hai giocato da poco contro Faenza, che squadra ti è sembrata? Ma a Roseto Faenza ha fatto una partita veramente di altissimo livello e onestamente ho avuto l'idea che potesse essere una delle squadre più forti del campionato, soprattutto di questo girone. L'altro girone non lo conosco, ma di questo girone era sicuramente una di quelle che mi è sembrata meglio. Sicuramente ci sono state delle cose che non sono andate, perché 9 sconfitte non si spiegano, vedendola fuori non si spiegano neanche vedendola da dentro in questi 2 giorni, ecco. Penso che sia una questione di fiducia, di superare le difficoltà, e credo che i gruppi che poi superano le difficoltà poi alla fine abbiano un'arma in più quando la cioccolata si fa densa, no? Alla fine dell'anno. Per cui mi auguro che possa essere così e di dare, come ho detto prima, di dare una mano a superare queste difficoltà e vediamo dove arriviamo. Quanto tempo ti dai per ambientarti nel nuovo sistema di gioco e nel gruppo? Ma onestamente è sempre difficile da dire, questa è una settimana dove avremo 3 partite, per cui poco tempo per allenarci e tanto per giocare. Devo dire che il coach ha le idee molto chiare, è stato molto chiaro con me e i ragazzi sono stati incredibili, diciamo, nell'accogliermi, no? nel darmi una mano, insomma, a capirci qualche cosa. Per cui insomma intanto spero con poche cose di poter fare subito buoni risultati, che è quello che ci serve, e poi secondo me dopo le prime 2-3 settimane si vedrà veramente che cosa possiamo essere. Cambierà un po' il modo di giocare, si giocherà di più 1-2 con i lunghi e preferirebbe anche un gioco più veloce? Sì, sicuramente questo grande colpo di mercato ci aiuterà tantissimo per sviluppare meglio il nostro gioco interno, soprattutto a difesa schierata. Però, come ho detto nella conferenza, sarà anche molto importante non dimenticare che le nostre fortune devono partire sempre dalla difesa, che ci permetterà sia di tenere le squadre avversarie naturalmente a dei punteggi più bassi, ma soprattutto ci darà l'opportunità di giocare di più in campo aperto, che è un'ottima qualità che ha questa squadra, ma che se abbiamo dei passi falsi difensivi, come purtroppo è accaduto un po' più spesso nelle ultime 2 partite, questi cali ci vanno anche a togliere questa grande qualità in campo aperto che invece dobbiamo sfruttare e cavalcare il meglio possibile. Che cos'è che manca? È una questione mentale o una questione di altro tipo? Ma no, è una questione secondo me tecnica che dobbiamo andare a continuare a risolvere con il lavoro. Dispiace che nelle ultime 2 partite si sia disperso un po' quanto di buono avevamo fatto vedere nel mese di dicembre, però credo che se lo abbiamo fatto vedere nel mese di dicembre, se lo abbiamo fatto vedere nei primi 2 quarti a Mestre, vuol dire che ce l'abbiamo, e quindi l'unica ricetta che io conosco è continuare a lavorare duro da questo punto di vista, perché poi ritengo che anche le situazioni mentali oggi siano dipese molto da la frustrazione di quello che non riesce a livello tecnico. Domenica sarà una partita importante, sarà il debutto di Poletti, ma sarà una partita importante anche per un secondo motivo. Sì, domenica abbiamo uno scopo importante, chiediamo un aiuto a tutti i tifosi che verranno al palazzetto. Ci sarà questa raccolta fondi per la piccola Sara, è un'iniziativa che abbiamo portato avanti anche l'anno scorso. Quest'anno abbiamo riproposto in occasione del derby con l'Andrea Costa Imola, è stata fatta una importante raccolta e donazione anche da parte del gruppo di tifosi di Andrea Costa Imola dell'Onda d'Urto, e domenica ci saranno punti di raccolta appunto per l'offerta da parte dei nostri tifosi in occasione della partita contro Padova. Diamo tutti quanti una mano alla piccola Sara.